Ecco Laudrup. Laudrup si fa vedere in avanti, tenta l'incursione. Laudrup con la maglia numero 8, lancio in profondità a cercare, palla per Laudrup, poi ad approfittarne e si snoda ora velocissimo il contropiede della Juventus con Laudrup. Affrontato da Tassotti, sbaglia l'appoggio tra Juventus e Milan nel penultimo atto del campione, che gli soffia il pallone, poi è Serena a tentare di rubare la palla, ci riesce, Laudrup allarga il gioco, Mauro Bonini, Laudrup, Platini, affrontato subito da Wilcia, presidiata come al solito da Cabrini, è una scelta. Vediamo se Mevani lascia proseguire molto bene Laudrup, che vede un corridoio molto lì, ma viene preceduto da Brio. Laudrup resiste ad un intervento di Di Bartolomei, allarga il gioco sulla sinistra. Tassotti non riesce a mantenere la palla in campo. Laudrup ha effettuato già la rimessa a vantaggio di Bonini. Mauro Laudrup, Bonini ancora, evita, leggermente più arretrato del solito. E parte il contropiede della Juventus con Mauro Laudrup, triangolo con Mauro che viene, buon arresto di Mauro, poi Laudrup sempre molto attivo, si fa vedere sulla destra, effettua il cross in ottima coordinazione, colpo di testa Pieri che comanda un calcio di punizione alla Juventus. Ma è Cabrini a riconquistare la palla, a servirla a Laudrup, poi Mauro. Colpo di testa di Tassotti, ma la palla del primo tempo, il risultato è di 0-0. Laudrup. Ancora Bonini. Verso Laudrup. Pallonetto di Laudrup su Terrani in uscita. Palla sopra Laudrup. C'è dietro di lui Scirea. Laudrup. Ancora Laudrup. Cambio di passo del danese che poi chiede triangolo a Serena che viene fermato. Lancio sbagliato in direzione di Laudrup, anticipato da Tassotti. Si fa vedere Laudrup, limite dell'area, Laudrup mette al centro, ha una facilità. 38esimo minuto del primo tempo, 0-0 al Comunale di Torino tra Juventus e Milan. Corto il passaggio per Virdis, ne ha approfittato Bonini. Laudrup riceve Briaschi e fa proseguire ancora Laudrup in avanti verso Serena che scatta. Calma, cede la palla a Evani, cross controllato di testa da Scirea, colpo di testa di nuovo di Laudrup, poi Laudrup restituisce, duetto tra Cabrini e Laudrup finché il danese indirizza con estremo. Seguiamo questo attacco di Laudrup sulla sinistra, Laudrup mette al centro, controlla di testa Baresi, Magnette dai calci piazzati, battuti, mentre scatta il contropiede della Juventus, bravissimo, Juventus se la cava in modo assai elegante in questo disimpegno, poi Laudrup, bravo ancora Favero nel controllo della palla, ancora Laudrup, ottimo l'arresto di Laudrup ma non riesce ad effettuare il cross per l'intervento di Maldini. Bonini controlla, indirizza su Laudrup che mette la palla a terra e la offre a Laudrup. Corto per Bonini, Laudrup. Platini, portata come ho detto dalle notizie che giungono dallo Stadio Olimpico. Laudrup, cambio di passo, Laudrup resta in possesso della palla. Azione del... Arriva Scirea. Controlla di petto, poi Laudrup, Mauro, Briaschi in piena area, Briaschi riesce a mettere al centro, Laudrup solo, gol! Juventus in vantaggio al 17esimo minuto del secondo tempo,
con il gol realizzato da Michael Laud. 24esimo minuto di gioco nel corso del secondo tempo, Juventus in vantaggio per una rete a zero, che è stato anticipato, pronto comunque lo scatto di Paolo Rossi. Cabrini, ai quali cedere la palla, scatta il contropiede della Juventus con Laudrup. Laudrup fermato, però è a libera con tutta calma. Mauro manda in avanti Laudrup. Mauro, triangolo, Laudrup, ancora Favero, Laudrup, riconquista la palla, messo a terra Laudrup. Laudrup. Bonini, sta ancora su Laudrup, fermato. Platini, Laudrup, sbagliato la palla. Su Mauro, poi Laudrup, ancora Mauro, lo ferma Baresi, prosegue Bonini, Platini, di prima verso Mauro, c'è anche Laudrup, e Virdis perde la palla, Laudrup, Briaschi, Laudrup, Scirea, Cabrini, Laudrup. Ecco Rossi, fermato da Laudrup. Rossi ancora. Il rimpallo favorisce.